Salve pinguini, oggi è il mio compleanno. Sapete cosa significa questo? Semplice, che è solo un anno più vicino al giorno della mia morte. Prima che questo evento accada, prendiamoci in giro, succederà, vi volevo portare un video a tema. E trovare un argomento che concili il canale e il mio compleanno è stato difficile. Beh, non è vero, è stato facilissimo. Perché? Oggi parliamo di ordinamento dei byte. E cosa c'entra l'ordinamento dei byte col mio compleanno? Seguitemi in questa avventura. Dunque, oggi è il 13 gennaio 2023. Ci sono tre modi per scrivere la data. Il modo con cui lo fanno molti stati in Europa, ovvero giorno, mese, anno. E il modo in cui lo fanno molti stati asiatici, anno, mese e giorno. Sì, poi c'è il modo in cui lo fanno gli americani, mese, giorno e anno, ma quello a noi non interessa. Focalizziamoci su questi due casi. Giorno, mese, anno, anno, mese, giorno. Ovviamente le due differenze sono enormi. Partendo dal giorno, noi mettiamo l'elemento di questi tre numeri che cambia più spesso. Invece, nell'altro caso, mettiamo come primo blocco di numeri l'elemento che cambia più lentamente, cioè l'anno. Quale di questi due modi è giusto? Beh, dipende da chi lo chiede. Io, che come tutti voi siamo nati in Italia, ovviamente mettere il giorno prima, seguito dal mese e dall'anno, è il modo corretto. Però, magari, che ne so, i coreani dicono no. Quello con l'anno è il modo migliore. E devo essere sincero, in alcune circostanze preferisco utilizzare, diciamo, lo standard, diciamo, quello che si chiama ISO, ovvero lo standard di mettere l'anno prima e poi il mese e il giorno. Questo lo faccio quando devo rinominare dei file che hanno a che fare con delle date, perché visto che i sistemi operativi trattano le date presenti nei nomi dei file come se fossero dei caratteri, l'ordinamento viene fatto in maniera più efficiente. Perché vi dico questa storia? Perché abbiamo un modo, che è quello che noi preferiamo mettendo il giorno per primo, però magari alcuni di voi, come me, in alcune circostanze preferiscono avere l'anno prima. Benissimo. Ma tutta sta storia, cosa c'entra con l'ordinamento dei byte? E lo scopriamo ovviamente dopo la sigla. Benvenuti e bentrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Oggi è il mio compleanno e parliamo dell'ordinamento dei byte, ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Sarebbe il regalo di compleanno più bello che mi potete fare, e tra l'altro è gratis! E se mi volete anche mandare i vostri auguri di compleanno, fatelo su Instagram, qui troverete il mio tag. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con l'ordinamento dei byte. Ci siamo con la storia delle date? Perfetto! Adesso parliamo dei byte. Ora, prima di parlare di ordinamento dei byte, devo fare una precisazione. L'argomento di cui tratto parla di tutti quei casi in cui un'informazione viene codificata in più di un byte. Quindi, per esempio, se siamo in un contesto di programma in C o in C++ e abbiamo un int, sappiamo che in molte delle macchine, quindi in molti dei processori, un int è 4 byte. Non posso parlare di questo video con un tipo di dato char. Non sapevo. E lo scoprirete subito perché. Quindi prendiamo 4 byte, prendiamo un int e mettiamo un numero a schermo. Ovviamente non so che numero sto mettendo perché lo metterò in post-produzione. Per questo numero che vedete in binario si è appaiato che questo bit viene chiamato il bit più significativo. In inglese il bit più significativo viene abbreviato col termine MSB, Most Significant Bit. L'ultimo bit ovviamente viene chiamato il bit meno significativo, LSB, Least Significant Bit. Ora, questi 32 bit ovviamente sono a gruppi di 8. Benissimo. Quindi qui abbiamo il primo gruppo, il secondo gruppo, il terzo gruppo e il quarto gruppo. E ovviamente li sto identificando con dei colori diversi. Bene. Questo modo che vedete a schermo per rappresentare questo numero intero in binario, che poi alla fine il numero binario è quello che si sa effettivamente nella RAM, perché ovviamente il numero intero scritto in base 10 è la nostra rappresentazione per noi umani. Il computer sa solamente 1 e 0. Basta. Questo modo di ordinare i byte, in cui abbiamo il primo byte, quindi questo viene chiamato most significant byte, non bit, byte, si chiama big endian, che dal nostro punto di vista è il modo per noi più naturale. Ma davvero è più naturale? Perché se torniamo al caso delle date e utilizziamo una convenzione big endian, allora i nostri amici asiatici, quindi quelli che hanno fatto lo standard ISO, hanno ragione.
quindi si inizia dall'anno, mese e poi giorno. Però a noi ci piace prima il giorno e poi il mese e poi l'anno. Ma si può fare la stessa cosa con i byte? Ma certo! Se prendo il primo byte, lo metto alla fine e faccio il resto con gli altri, vedete come sto invertendo l'ordine? Notate che sto invertendo solamente l'ordine dei byte e non l'ordine dei bit. Per ogni gruppo di 8 bit, l'ordine rimane invariato. Io cambio solamente l'ordine dei byte. Il primo byte va all'ultimo e l'ultimo va al primo. Che sembra una stupidaggine, e invece no. Questa convenzione si chiama Lagrangian e assomiglia molto a come noi rappresentiamo le date. 13 gennaio 2023. Guardiamo le differenze. Qui sopra abbiamo Big Endian, che rappresenta quei bit in questa maniera, corrisponde al modo di rappresentare le date con lo standard ISO. Invece in basso abbiamo la convenzione Little Endian, che semplicemente mette il primo byte all'ultimo e fa questo con gli altri, che è equiparabile a rappresentare una data mettendo per prima il giorno e poi seguito dal mese e l'anno. Ma perché vi sto dicendo tutta sta cosa? Molto semplice. Perché i computer usano una di queste due convenzioni. E quale convenzione pensate il vostro computer usa? Beh, se avete un computer come il mio con un processore Intel o AMD, 99.9% della probabilità che sia Lagrangian. E ve lo dimostro. Non faccio altro che prendere un intero e utilizzarlo come se fosse un array di 4 elementi. E vedete? Il byte più significativo è l'ultimo, che corrisponde a quello che vi ho fatto vedere poco fa. Però certo, qualcuno potrebbe dire, ma tu stai utilizzando un computer online, chissà che tipo di computer avranno, perché non usi il tuo? No, lo lasci a voi come compito per casa. Il vostro computer è Little o Big Endian? Fammelo sapere nei commenti. Certo, qualcuno potrebbe dire, ma questa cosa che tu dici dell'ordinamento dei byte si applica anche ai float, perché i float vengono rappresentati con uno standard ben preciso, che è quello che vedete qua a schermo. Cioè, abbiamo il bit di segno seguito da 8 byte per l'esponente e il resto è la mantissa, ovvero la parte frazionata di un numero. Beh, dipende dall'architettura. Alcuni processori trattano Little Endian per interi e lasciano Big Endian per i float. Alcuni utilizzano Little Endian per entrambi, altri Big Endian per entrambi. E alcuni processori moderni sono quelli che vengono definiti B-Endian, cioè trattano entrambi in base a quello che ti serve. Certo, qualcun altro mi potrebbe dire, ma ok, se il mio computer è Little Endian o Big Endian, chi se ne frega, alla fine basta che sa come farsi i conti e via. I problemi di Little o Big Endian nascono nel momento in cui si stanno trasferendo dei dati, perché fin tanto che i dati stanno all'interno di un computer, infatti non frega niente. Ma in un mondo in cui c'è internet e i dati vengono trasferiti da un computer all'altro, la differenza fa. Perché se tu mandi questo int in Big Endian, verrà interpretato con questo numero in Little Endian, ed è un numero completamente diverso. E quindi, come si risolve questo problema? Semplice. Molti protocolli di comunicazione definiscono qual è l'ordinamento dei byte quando vengono trasferiti. Per esempio, in molti dei protocolli di base di internet, parentesi, ho fatto dei video su internet, andatela a ripescare, hanno stabilito che la convenzione è Big Endian. Ma non tutti i protocolli di internet sono Big Endian. Per esempio, il protocollo SMB, quello che usa Windows per trasferire i dati da un computer all'altro, ha deciso di utilizzare Little Endian. E neanche l'Ibiasimo, io preferisco Little Endian. Quindi avete capito, nel momento in cui i dati lasciano il vostro computer, bisogna stabilire nel protocollo quale convenzione di ordinamento dei byte bisogna utilizzare, perché si possono creare casini. E in conclusione, poiché io sto lavorando a un video di cui parla di Java Virtual Machine per tanto tanto tempo, la domanda è, la Java Virtual Machine, che è per definizione una virtual machine, quale ordinamento dei byte usa? Ho dato uno sguardo online. E ho scoperto che è Big Endian. Benissimo, pinguini, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando, come al solito, agli altri video che porto su questo canale. Vi prometto che la mia miniserie di 7 video sta per uscire presto. Spero di far uscire il primo video mercoledì prossimo, a meno che Adobe Premiere fa i capricci, ci dovrei arrivare. E quindi, grazie ancora per l'attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao, pinguini.